Bella casetta. Marcus? Devo dirlo, non vedo come venire qui possa aiutarti, ma... Ah, aspetta. Non sarete mica venuti a pestarmi, vero? Ah, nel caso potresti fermarci? Cosa, tu e l'amico scongelato? Non lo so, a occhio sì, cazzo. Ci punterei dei soldi. Ah, l'amico scongelato? Lo so che è il fossile. Ho studiato a fondo il lavoro di Ray Kenny. Ho massaggiato il suo codice, l'ho migliorato, riscritto, ma mi servivano degli strumenti. E tu avevi i bastoncini perché stava sfregando le rocce. Molto bravo. Non stare a fartelo venire duro pensando a me, Dushan. Questa non è proprio una visita di cortesia, è più una... com'è che la chiami? Un'inculata con la sabbia e via. Ecco, sì. Quella. Va bene, una sveltina non si nega a nessuno, ma... Che cazzo ci fate qui? No, ehi, magari è importante. Lascia che ti racconti una storia. La nostra storia. Ora lo sanno tutti quello che hai fatto. Hai tradito la fiducia della gente, manipolato il mercato azionario, e poi le bugie, la frode. Anche il Bellwether, tutto quanto. Che succede? Se rispondi davvero questa volta, forse è la Bloom che ti manda davanti al plotone di esecuzione. O forse il tuo avvocato che ti avvisa che non puoi fuggire. O magari è solo il telemarketing. Stavolta è meglio se rispondi. Chiunque sia, hai smesso di inculare la gente. Dushan Nemec, sei in arresto! Mani dietro la schiena! Incrocia le dita, ora! Dushan Nemec, hai il diritto di rimanere in silenzio. Perché attiva le tue paure, la paura dell'altro. Hanno provato a fermarci. Cercavano di isolarvi. Si chiama divide et impera. Controllare e ignoranti. Usavano il CTOS per spiarvi, per predire le vostre azioni e tenervi sotto controllo. Vi hanno mentito, ma abbiamo giurato di rivelare la verità e mostrarvela. Vi abbiamo chiesto di unirvi a noi e l'avete fatto. Si è levata una sola voce, non potete mentirci. Non avremo paura, non resteremo in silenzio. Grazie, ok. Sì, dai. Oh, calma. Vediamo com'è il mondo quando non ha paura di restare unito. La cellula attivista DedSec di San Francisco ha svelato uno dei maggiori scandali della Silicon Valley. Gli hacker hanno diffuso le prove secondo cui il CTO di Bloom, Dushan Nemec,
abusava del suo accesso ai dati del sito S per ottenere vantaggi politici e finanziari. Nemec è stato arrestato e dovrà rispondere dell'accusa di frode multipla, mentre le autorità stanno congelando i suoi conti. La portavoce della Bloom, Charlotte Gardner, ha affermato che la società è sconvolta e sta indagando sulla questione, collaborando con le autorità. Le prove del DedSec potrebbero costare molti anni di carcere a Nemec.